ciao a tutti, io sono Cinzia e oggi novità, un nuovo gioco. Spero vi piaccia. Ciao amici, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto nel titolo, oggi vi porterò Life is Strange Before the Storm. Perché ho deciso di portarvi il secondo? Perché ormai il primo è passato già da un po'. Io ho già fatto il primo, quindi riportare il primo sul canale sapendo già la storia e le decisioni e tutto non mi sembrava giusto. Quindi vabbè, io penso che se seguiate questa serie è perché conosciate già la storia, la prima. Ma comunque questo è appunto prima della tempesta e quindi penso sia diverso, totalmente diverso da quello che è stato il primo. E niente ragazzi, è settembre e si ricomincia con tutti i video. Non so adesso quando caricherò questo video, non so neanche quando caricherò i prossimi video. Devo pian piano ritornare sui miei passi, vedremo, non lo so, vediamo un po' com'è la situazione. Adesso andiamo a giocare a Life is Strange Before the Storm. Oh mio Dio, inizia questa canzoncina. Che bella. Se non sapete di cosa si tratta, è un gioco dove devi decidere tu, diciamo, il susseguirsi delle azioni, delle cose, vabbè, le scelte dei personaggi, in questo caso di Chloe. Eccoci qua. Premiamo un tasto qualsiasi. Iniziamo. Primo episodio. Ecco, vedete? È un'avventura narrativa influenzata dalle scelte del giocatore. Eccola qui. Vi lascio guardare il video, eh. Vi. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes! Mom would kill me if she knew I was out here. Ovviamente sono super fortunata e il joystick non funziona. Mannaggia. Andiamo con la tastiera. R per ruotare la telecamera. Per spostare la telecamera e il mouse. E andiamo. Con calma, eh. Andiamo ragazzi! Ma non può correre. Recinzione. Ma va? Ok. Guarda. No trespassing? No way. Ma proprio lei è molto high. Saltiamo la recinzione, ragazzi. Eccola. Che caratterino. Holy shit. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Allora, dobbiamo entrare da quella parte. Mi sa che c'è però un buttafuori. Andiamo a vedere. Ah, ecco, shift per muoverti più velocemente, finalmente. Buttafuori. Parliamo. Help you, miss. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. Sì, maggiorenne. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Sloggia. Dobbiamo trovare qualche altro modo per entrare. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Lo affronto, magari. Something around here help me convince him. Ecco.
convincerlo. Questa moto? Guarda. Nothing says badass like a nice floral print. Ok, sbloccato un nuovo dialogo. Però vediamo prima che cos'altro c'è. Qualcos'altro. I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Ah, wow. Non amici. Falò. Guarda. Some say the world will end in fire. Ma cosa dice? Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Come fa a piacerle questa musica, ragazzi? Esci. Ok, andiamo a parlare di nuovo con quello, per magari lo convinciamo in qualche modo. Vai. I've got to figure out how to get past this guy. Sì, scusa, ho sbagliato, devo fare parla. God, again? What do you want, kid? Cosa vuoi, ragazzina? Fammi entrare. Ah, questa è la segheria, la tua mano, vai via. La tua mano, ci dico, boh. Is that your bike over there? La tua moto. Yep. La tua moto. It's non so leggere. Pretty cool. Gee, thanks. Grazie. Is that all? Fammi entrare. Ancora. Facciamo prima la this segheria. This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Sono fantastici. Nope. No. Are you kidding? Stai scherzando? You should probably just go. Fammi entrare. Oh oh. Hai iniziato una sfida di insolenza. Continua. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Durante queste sfide ricorri a pretesti e insulti per convincere qualcuno a fare quello che vuoi. Vediamo. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Non è l'ora della nanna? Nanna. Nanna. Che significa? Per vincere la discussione presta attenzione alle parole dell'avversario. Quindi nanna? Oddio. La nanna non serve. Fammi un favore, la tua nanna. La nanna non serve. I don't sleep. It's io non for dormo. The weak. È per i deboli. Real cute, but I still don't know you. Ma con carina. Presta un momento attenzione alle parole del tuo avversario. Carina. Non sono carina, carina chi? Cosa vuoi che succeda? Non sono carina. Do I look cute? Ti sembra un tipo or carina? Do I look like I'm going to kick your ass? Oh, addirittura. Okay, kid. Ho capito, sei una tosta, dice. Le risposte corrette non sono sempre facili da individuare. In questo caso parco giochi può essere usato per rispondere a tono al ragazzina. Ah, non è un parco giochi? Carina. Maria c'è il tempo, raga, non l'avevo visto. This place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. Biciclettina a fiori, perché è sottolineato? Boh, andiamo su quella. A girl like you with pretty ragazzi come te con la sua bicycle shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right? Guarda l'altra parte, il capo fanno schifo. Chi è il tuo capo? Facciamo chi è il tuo capo. Is your boss your mom? Follow up. A tua mamma. Do you live in your boss's basement? You're not accepting no for an answer. No, no, non basta nope. No. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. Gun? Don't care.
What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. È simpatico lui, secondo me. You're right, kid. Go on. Ecco, entra. Abbiamo vinto! Entriamo. Ce l'abbiamo fatta! Chissà ora che deve succedere. Oh, chi incontrerà questo concerto? This is intense! Shit! Hey, Delia! Come! Cute dog. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Pitbull. Accarezza. Non lo so, prima guardiamo. Fierce. Sembra feroce, io non lo vorrei accarezzare. Però boh, vediamo, proviamo. Turn it. Delia. Delia. Ah, si fa accarezzare, che caruccio! She doesn't usually like people. Io le piaccio. Me neither. Neanche a me. Ragazza ubriaca. Sober up, girl. You're missing the show. Venditore di magliette, ce la prendiamo? Prendiamo una maglietta. 20 bucks, baby. 20 bucks? That's robbery. And don't call me baby. Fine. 20 bucks, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Andiamo, andiamo. C'è anche graffito qua. Don't mess with Damon. Thanks for the memo. Grazie del consiglio. Chi è Damon? Oh, un coltello. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Volevo un coltello per il compleanno. Ma cosa c'entra? Tizi? Sketch Central. Ah, ragazzi, vediamo, birra. Ah, prendiamo la birra. Vai. Chi ci fermerà adesso? Oh oh. Drink more, feel less. Yes, please. Non so se ho fatto bene o no, ma qua spuntano di cose ovunque. Folla, lama, cosa c'è? Lettera di licenziamento, tizio ubriaco, graffito. Ah, facciamo un graffito! Occhio malefico, falla girare. Occhio malefico. Siamo cattivi? Bello! E vedi che brava. Abbiamo la birra incognita, eh? Va bene. Lettera di licenziamento. Guardiamo sta lettera. 300 dock workers laid off, their pensions canceled? God, Prescott's a real tool. Leggi? A me scoccia. Però se c'è, magari si deve leggere. Gentile membro dell'associazione dei lavoratori portuali di Arcadia Bay, in seguito al fallimento dell'Arcadia Bay Marine Corporation e alla sua acquisizione da parte della Fondazione Prescott, siamo spiacenti di informarla che il suo rapporto di lavoro, insieme a quello di altri 307 membri del suo sindacato, si intende terminato al ricevimento della presente. Bravi! Voglio notare inoltre che la Fondazione liquiderà tutto il capitale della ABMC, incluse le pensioni degli scaricatori di porto, come parte del pagamento del debito dell'azienda. Wow! Le ricordiamo inoltre che il suo contratto di lavoro le proibisce di diffondere qualsiasi voglia pratica o modus operandi dell'azienda, inclusi i particolari di questa riduzione dell'organico. Le porgo i migliori auguri
Cordiali saluti, Sam Prescott. Sam Prescott. Boh, chi è? Tizio ubriaco, sarà lui? That's totally me in 5 beers. Ah, ancora birra. Ok, 3. Ok. Andiamo, andiamo per le scale. Ma che fanno? No, voglio andare prima nelle scale. Scale. Frank. No, ma è Frank, Frank quello. Bowers? What is he doing here? È quello della prima stagione, non mi ricordo se è lui. Sembra lui. Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that get up. È proprio lui. Studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? Ha, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. Hai dell'erba e vieni qui spesso o dopo? Dobbiamo chiedere dell'erba? Vieni qui spesso. Io non sono un tipo da queste cose. Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. No, non la voglio l'erba. I'll see you later. Whatever. Frank. Vediamo se scale che fanno. Guarda. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Allora non c'entra niente. E per la maglietta? No, no. Look, if you don't have 20 bucks, beat it. Still a dick. Niente, allora andiamo di là. Testa di cerco. Andiamo di là. Qua ovunque ti giri c'è qualcosa. Damn, there are a lot of people here. Facciamoci avanti. Here we go. Forza. Non ce la farà mai. Oh, fuck. Hey. You okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Mandalo a cagare, scusati. Scusiamoci. Yep. My bad, dude. You don't know who I am, do you? Nope. Dire che il capo. Don't care either. And let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Right, well, maybe help. I can get a better view of the action from up above. Forse dal piano di sopra si vede meglio. Perché non riesce a passare. Vai sopra. Piano piano, eh? Che se no ti fai male. Ah. Piano. Ce la può fare, dai. Eccola. Ce l'ha fatta. Oh oh. You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Mamma ragazzi. Insulta! Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer. I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? No, raga! Eccola! Oh oh. Questa azione avrà delle conseguenze. Attacca e scappa. Facciamo scappa?
Perché io devo fare queste scelte? Sono una che non si decide mai. Quindi facciamo scappa. Mi sa che è stata la scelta migliore. Rachel? Ecco. Scappate! Forza! Eccolo. Le protegge. Ah, sono arrivate. Quindi sono arrivate al concerto e adesso? Siamo in camera di Chloe, mi sa. Sembra carino. Ah, era l'introduzione quella. Abbiamo iniziato. Ah. Ok, ragazzi, direi che mi posso fermare qui, altrimenti tipo vi viene un'ora di video. Quindi direi di fermarci qui. Io sinceramente non so cosa succederà in questi episodi, questi tre, perché sono tre episodi di Life is Strange Before the Storm. Spero che vi possa piacere. Abbiamo già visto che c'era Frank ed è lui. Io avevo dei dubbi perché non me lo ricordavo bene, ma mi è sembrato lui, cioè era lui. Era lui, era Frank. E ovviamente c'era anche la nostra amica Rachel. Mi fa piacere conoscere anche Rachel in questa seconda edizione di Life is Strange. Sono curiosa di sapere com'era Rachel. Se vi è piaciuto questo primo episodio e volete che continui, allora lasciate un pollice in su e fatemelo sapere giù nei commenti. Ok? A me piace scoprire, vado a cercare sempre tutto, controllo tutto, poi devo decidere io, anche se ci sto tanto tempo e quando c'è il tempo, scusate il gioco di parole, posto tipo lì, aiuto, aiuto, c'è il tempo, aiuto, aiuto, mi devo sbrigare. E ragazzi, si ricomincia, forza e coraggio e niente, vi mando un bacione enorme, vivi tantissimo e ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Mua! Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao!